Buona domenica! Il Vangelo della quarta domenica di Quaresima ci fa meditare un altro capitolo del Vangelo secondo Giovanni e ci presenta un'altra immagine molto importante e significativa per entrare nel mistero di Cristo, l'immagine della luce. Nel Vangelo che tra poco ascolteremo siamo di fronte a uno dei segni che Gesù compie prima del suo ingresso a Gerusalemme. È importante ricordare che nell'economia del Vangelo di Giovanni i segni non sono solo dei miracoli, ma episodi di rivelazione più profonda dell'identità di Gesù. È bene ricordare allora che l'Evangelista Giovanni predilige un linguaggio simbolico. Dietro e al di là di ogni evento che coinvolge Gesù c'è un significato che va oltre il senso più immediato del testo. Così anche nell'episodio definito del cieco nato troviamo sovrapposti i vari livelli di lettura, anche se l'intenzionalità ultima dell'Evangelista è chiara: mostrare che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio che porta a compimento la storia della salvezza. L'immagine della luce, in aperta antitesi con le tenebre, permette a Giovanni di riprendere e approfondire la sua testimonianza sul Verbo fatto carne, luce che ha fatto irruzione nelle tenebre del mondo, come aveva già anticipato nel prologo del suo Vangelo. L'immagine della luce diventa quindi simbolo dell'identità di Gesù, che porta chiarezza sulla realtà delle tenebre che rappresentano il peccato. Giovanni annuncia che è Gesù la luce del mondo, luce che va accolta. Questo scontro tra luce e tenebre, tra il peccato e la redenzione, accompagna tutto il Vangelo giovanneo ed emerge in tutta la sua forza, soprattutto nel capitolo 9 che ora ascoltiamo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Rispose Gesù: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato, finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui!» Altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia!» Ed egli diceva: «Sono io!» Allora gli domandarono: «In che modo ti si sono stati aperti gli occhi?» Egli rispose: «L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: "Va a Siloe e lavati". Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov'è costui?» Rispose: «Non lo so». Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei, dunque, gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi?» Egli rispose: «È un profeta». Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista.
e l'interrogarono: «È questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?» I genitori di lui risposero: «Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e che gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, all'età parlerà di lui di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «All'età chiedetelo a lui». Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo». Allora gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?» Rispose loro: «Ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?» Lo insultarono e dissero: «Suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia». Rispose loro quell'uomo: «Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io credo in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane». L'Evangelista imposta l'incontro di Gesù col cieco nato attraverso tre grandi sezioni. La prima corrisponde all'intervento di Gesù che ridona la vista al cieco, la seconda invece è relativa alle varie reazioni di fronte al miracolo compiuto. La parte finale del brano, dove Gesù torna sulla scena, serve all'Evangelista Giovanni per dare una chiave di lettura dell'intero accaduto. Fondamentale è la premessa al gesto di guarigione di Gesù. I discepoli stessi dimostrano di essere ancora fermi alla tradizione secondo la quale, se una persona nasce con qualche problema, la colpa è certamente da attribuire al peccato, anche se questo risale a generazioni passate. Gesù prontamente replica che la cecità dell'uomo che ha di fronte non è causata da un qualche peccato e così facendo educa i discepoli ad una nuova logica. Guardare il prossimo con lo stesso sguardo di Dio, sguardo di misericordia che non si arrende al male, anzi sa portare luce nelle tenebre. Gesù così mostra che i miracoli partono dalle intenzioni, che il bene è frutto di uno sguardo che sa vedere oltre la situazione attuale, verso un miglioramento possibile e voluto, cercato. La prospettiva dei discepoli è invece quella di chi non sa sognare un futuro migliore, di chi si arrende al male presente, sopportato
perché giustificato da una logica dove nulla può cambiare. Gesù invece viene a portare una logica nuova, un nuovo modo di vedere le cose e soprattutto gli altri. È Gesù, per sua stessa missione, quella luce in grado di mostrare una realtà e un futuro diversi da quella monotonia statica che è causa delle tenebre. Già a partire da queste prime considerazioni possiamo dire che il Vangelo ci invita a superare la logica del si è sempre fatto così, la logica del tanto le cose non cambieranno mai, la logica del che risultati pensiamo di ottenere cambiando le cose. Una logica che forse è ancora presente nella nostra vita di fede e anche nella vita comunitaria. Gesù guarisce il cieco nato con un gesto che richiama la creazione. Dalla terra impastata, Gesù ridona la vista al cieco e così facendo gli ridona una vita, lo ricrea. Ridona luce alla sua vita immersa nelle tenebre. Credo sia questo il punto decisivo della narrazione. Gesù non fa mai miracoli per desiderio di autoaffermazione, per mettersi in mostra e per dimostrare la sua potenza. I miracoli che Gesù compie sono manifestazioni della venuta del Regno di Dio. E anche questo miracolo è tutto centrato sul fatto che è Gesù a portare all'uomo che vive nelle tenebre la luce della vita, luce che permette all'uomo di vivere pienamente da uomo. Le reazioni di fronte al miracolo seguono uno schema preciso. Prima si mette in dubbio che sia avvenuto realmente un miracolo. Alcuni infatti pensano che la persona vedente che hanno davanti non sia il cieco dalla nascita. Poi, di fronte all'evidenza del miracolo, i farisei mettono in dubbio l'origine miracolosa dell'accaduto. Gesù non può aver compiuto un miracolo perché è un peccatore dal momento che non ha rispettato il sabato. Questa dinamica è molto interessante e quanto mai attuale. Di fronte all'opera di Dio o si crede oppure non ci si vuole credere. Si nega l'opera o non la si attribuisce a Dio. Giovanni qui mette in scena in modo magistrale quella che è la prospettiva di una coscienza non credente. Anche oggi chi non riconosce l'opera salvifica di Gesù o la nega o l'attribuisce ad altri fattori, la fortuna, il caso, oggi va di moda parlare del karma, ma c'è anche il silenzio di chi resta in attesa di sviluppi della scienza. Insomma, o si riconosce che Gesù è il Salvatore, oppure si rimane ancorati a soluzioni che fanno comodo, meno impegnative, rispetto alla prospettiva di assumere una logica nuova. E questo a ben vedere emerge anche dal fatto che tra i farisei e l'uomo nato cieco non c'è mai un vero dialogo. I farisei tentano in tutti i modi di dimostrare ciò che già presuppongono, cioè che Gesù è un peccatore che pertanto non può operare miracoli. I farisei rimangono chiusi nei loro pregiudizi, si trincerano dietro a quelle che per loro sono certezze intoccabili, al posto di aprirsi alla novità di Gesù che gli viene annunciata e che possono riconoscere anche in modo tangibile nella vita dell'uomo guarito che hanno davanti. Il Vangelo ci rivela la triste verità che se non si riconosce Gesù come origine del miracolo, non si riconosce nemmeno il miracolo. Così in modo analogo, se l'uomo non riconosce la propria vita come opera di Dio, non riuscirà di certo a considerare la vita come un miracolo. E questo è il dramma dell'ateismo moderno che è presente ancora oggi nella nostra cultura. Alla fine, sulla scena, rimangono Gesù e l'uomo che ora vede. Il tema della vista si apre finalmente al tema della fede. Tu credi nel Figlio dell'uomo? Chiede Gesù. Il simbolo della luce che permette di vedere trova ora il suo significato pieno e compiuto. La luce vera è la fede. Solo la fede permette di riconoscere Gesù come il Salvatore, come luce del mondo. Così i veri ciechi, coloro che rimangono nelle tenebre, sono i farisei, che non accolgono con fede la luce che è Cristo. I farisei non vedono perché non credono. Allora,
Possiamo dire che il Vangelo di Giovanni, nell'episodio dell'incontro di Gesù con il cieco nato, ci aiuta a riscoprire in questo tempo di Quaresima una prospettiva di fede autentica. Credere per vedere. Thank you.